Due campioni girano il mondo alla continua ricerca di novità ed esperienze entusiasmanti, in un viaggio alla scoperta dell'innovazione che si nasconde dietro ogni sport. Una sfida alle regole e alle convenzioni per vivere emozioni mai provate prima. Loro sono Antonio Rossi, Yuri Chechi, Riccardo Rossi e Dimitri Chechi. E questo è Nissan The Quest Crossover Sports. Innovazione che sorprende. Bentornati con i nuovi episodi di Nissan The Quest Crossover Sport, il programma che sfida le convenzioni. Con il nostro 4x4 quest'anno attraverseremo l'Italia alla ricerca dello sport crossover dell'anno. E in questa edizione saremo accompagnati da due colonne portanti della TV nazionale, Riccardo e Dimitri. Allacciamo le cinture, si parte! Oggi andiamo per laghi. Questi sono gli indizi di oggi. Il lago del Salto è il bacino artificiale più grande del Lazio. Il lago dalle acque color blu-verde ha coste frastagliatissime ed una natura selvaggia e incontaminata. Negli ultimi anni il bacino è diventato un importante punto di riferimento per gli amanti del wakeboard. Alcune prestigiose gare nazionali e internazionali, tra cui campionati europei, si disputano proprio sul lago del Salto. E questa è la nostra guest. Mi chiamo Nicolò Caimi, ho 21 anni, vengo da Cantù in provincia di Como, ma tutti mi chiamano Nico. Ho iniziato a fare wakeboard all'età di 6 anni, tramite i miei genitori e anche loro sciatori. Ci troviamo a Rieti, al Club Nautico Varco Sabino, al Lago del Salto, e oggi vedremo il drone surfing. Appena raggiunta la velocità di planata, Nico si fa trainare dal drone. Sono necessari circa 30 km all'ora per sopportare il peso dell'atleta e galleggiare sull'acqua.